La formazione del governo. L'articolo 92 della Costituzione disciplina la formazione del governo con una formula semplice e concisa. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. Le tre fasi. La fase delle consultazioni, fase preparatoria. La fase dell'incarico. La fase della nomina. La fase preparatoria. Il Presidente della Repubblica consulta i capi dei gruppi parlamentari e dei rappresentanti delle coalizioni, i Presidenti delle Camere, gli ex Presidenti della Repubblica, le delegazioni politiche. L'obiettivo è individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. Questo meccanismo viene attivato ogni qualvolta ci sia una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del governo in carica. L'incarico. Il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di Presidente del Consiglio direttamente alla persona che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può formare un governo e ottenere la fiducia dal Parlamento. L'incarico è conferito in forma esclusivamente orale al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. Una volta conferito l'incarico, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell'incaricato. La nomina. L'incaricato, che di norma accetta con riserva dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal Capo dello Stato per sciogliere positivamente o negativamente la riserva. Subito dopo avviene la firma e la controfirma dei decreti di nomina del Capo dell'Esecutivo e dei Ministri. Il procedimento si conclude con tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica: quello di nomina del Presidente del Consiglio, quello di nomina dei singoli ministri, quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente. Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i ministri devono prestare giuramento ed ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento, come prescritto dagli articoli 93 e 94 della Costituzione. Il giuramento e la fiducia. Il giuramento rappresenta l'espressione del dovere di fedeltà che incombe su tutti i cittadini e in modo particolare su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali in base all'articolo 54 della Costituzione. Entro 10 giorni dal decreto di nomina, il governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia. Formula rituale. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.